Carlucci non è felice. Ieri, 28 novembre, è stata ospite da Alberto Matano alla Volta Buona e per la prima volta ha parlato ufficialmente di quanto successo con Angelo Madonia. Carlucci, anche se non fa mai direttamente il nome del danzatore, ha parlato di alcuni degli obblighi che i professionisti hanno. Un elenco che, da come è stato pronunciato, sembrava indicare le mancanze di Madonia. Ballando è un programma che si basa su un assunto fondamentale: prendiamo persone che hanno grande notorietà in altri campi che noi affidiamo a un maestro o a una maestra. Il personaggio si aggrappa a loro, anche psicologicamente, perché la paura di fare un'esibizione di schifo c'è, uno mette in gioco la sua carriera. Ci deve essere un'unità indissolubile che è fatta anche dallo stare mano nella mano. È sempre successo in questi anni, ha spiegato Carlucci a Matano. Il maestro sta di fronte alla giuria, lo difende e non mette in mezzo le sue cose personali né davanti alla giuria, meno che mai devono avere un riverbero nella vita quotidiana, ha sottolineato la conduttrice e in questo caso il riferimento a Madonia è ben evidente. Il ballerino c'è tutto il tempo in sala prove perché il maestro è me, è Paolo Belli, è la regia, è la produzione. Non è che è lì per presentare se stesso, questo è sempre successo con tutti quanti per 19 anni, in questo caso purtroppo è successo che non ce l'ha fatta, ha aggiunto ancora mille probabilmente cose personali hanno distratto il maestro, ma la questione non è il personaggio nome e cognome. Questo riguarda chiunque balli in Ballando con le Stelle, evidentemente eravamo arrivati al punto che far ballare serenamente una coppia non era più possibile. Carlucci poi vuole specificare che nella decisione Federica Pellegrini non è coinvolta. Solo per chiudere, di tutta questa vicenda Federica ha saputo il lunedì quando noi e la Rai abbiamo preso la decisione di creare questo avvicendamento. Quindi siamo stati noi e niente è venuto dalla nostra concorrente, e noi abbiamo preso questa decisione. Devo ringraziare Samuel Peron che aveva appeso gli scarpini al chiodo, e invece gli è toccato tornare a ballare.